dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato. Ma io sete, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non svegliarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via tra i ricordi e questa strana pazzia che il paradiso, che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, quando, lo sai che non ti avrò, e sul tuo viso sta per nascere un sorriso. Ma io ho sete ancora, ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via tra i ricordi e questa strana pazzia che il paradiso, che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste. Perché ho sete ancora, sete ancora, ancora. Tu dimmi quando, quando. Bene, abbiamo ascoltato un meraviglioso brano con un duo, Roberta Andreozzi e Guido Della Gatta. Il maestro. Bene. Guido Della Gatta. Della Gatta. Eccezionali tutti e due, complimenti, anche perché vedo una... proprio siete legati, ossia vi esibite già da parecchio tempo insieme? Non tantissimo, però capita che facciamo capita. Degli impegni insieme. Questo vuol dire avere una bella affinità tra di voi. Infatti, sì, ma poi notavo... è sempre facile cantare bene quando si è accompagnati da un professionista, da un bravissimo maestro come Guido. Allora, Roberta è una giovane signora, da quanti anni si è dedicata al canto? Possiamo dire da quando sono nata, perché è una passione che è nata con me. Quando ero piccola cantavo sul tavolo dei miei nonni a Roma e pensavo, voglio fare la cantante quando sarò grande, e diciamo che continuo tuttora a tentare di fare questo mestiere, che al giorno d'oggi non è tanto facile fare.
Io credo che al giorno d'oggi gli artisti sono tutti in crisi, al di là delle capacità e al di là degli agganci, perché il mondo artistico purtroppo è fatto di vari agganci, noi sappiamo bene. Però lei nel 2006 comincia con i raccomandati, con Carlo Conti, che esperienza è stata? Fu molto bella, però fu strana perché io che ero abituata, insomma, a fare live sia come serate che come teatro, la percezione del pubblico dal vivo è un'altra cosa in confronto poi alla televisione. Quindi io dicevo sì, ok, canto, però non avevo questa percezione, insomma, che a casa, appunto su Rai 1 c'era tantissima gente che mi guardava, però fu una gran bella cosa. Ero influenzata in quel periodo, però fu una bella esperienza. 2008 abbiamo un musical. Sì. Qual è stato? Odissea, The Musical. Odissea, sì, è stato uno spettacolo che mi ha vista per tanti anni, oltre 10, in scena, uno spettacolo col quale insomma sono stata su dei palchi belli importanti per il teatro come il Sistina a Roma, e uno spettacolo in cui interpretavo un personaggio cattivo, perché la maga Circe, questa maga che insomma cerca di sedurre Ulisse e i suoi uomini, però con Ulisse non ci riesce. Lo spettacolo è andato anche in Germania. Com'è stato questo impatto col pubblico tedesco? Fu Roma Caput Mundi, un altro musical sempre dei Fratelli Greco, con cui siamo stati in Germania nel 2014 al consolato a Wolfsburg. Allora, la prima cosa fu il viaggio, che fu abbastanza pesante, però fu un'esperienza molto molto bella perché, a parte un teatro di 1500 posti, alla fine ci fu una standing ovation, e quindi vedere poi un pubblico freddo come può essere quello tedesco, che fu preso insomma dalla nostra performance e si alzò in piedi, per noi comunque fu una cosa molto molto bella, una delle cose che porto nel cuore. Ecco perché io credo che un artista non possa mai dire io sono arrivato o questo è il momento che ho raggiunto l'apice. Non esiste. Assolutamente no, è C'è sempre una sempre un crescita. contrasto continuo e costante. Senta, invece, l'esperienza con Maurizio Casagrande, com'è andata? È nata quasi per gioco, perché andai a fare un casting dicendo vabbè, tanto faccio un altro casting, ma non mi prenderanno mai. E invece quella volta mi hanno presa e sono stata per 4 anni con lui, da questo spettacolo, poi insomma ne è venuto fuori anche il film che ho fatto con lui. E Maurizio è una persona che mi ha fatto crescere molto, perché è allegro, una persona molto alla mano, però sul palco è molto rigido, è un professionista, quindi mi ha dato tanto, sia in termini insomma proprio di palco, di vita di palco, quanto insomma di trucchi del mestiere. Maurizio ha avuto anche una grande scuola, perché i suoi genitori erano degli artisti e Assolutamente. quindi, però parliamo di cultura, parliamo di cose, e l'anno in cui c'è anche una laurea in architettura, quindi non so come chiamarla, se architetto o, perché noi ci interessiamo anche di architettura tante volte, Ah, ecco ecco, perché vedi. questo connubio tra musica e architettura, abbiamo il piacere del live, quindi si Sì, quella fu una mescolano. scelta artistica perché, vabbè, i miei genitori continuavano a dirmi studia, comunque prenditi un titolo. E io dissi vabbè, ora faccio questi test. Feci i test e passai. E quindi sì, vabbè, ora provo questa facoltà. Devo dire che mi piacque parecchio. Io le devo dire una cosa, lei prende tutto sotto gamba, no? E io faccio questo, in realtà dietro questa finzione che lei ci vuole far proporre c'è un'attenzione, una profondità anche nelle sue scelte. Sì, questo sì, anche perché ecco, per chi cerca di fare questa vita non è facile fare comunque un percorso di studi che non è semplice, insomma, quello di architettura. Poi a Napoli, insomma, è bella e impegnativa. Già il fatto di fare tutti i giorni Caserta-Napoli con il treno, insomma, non era proprio facile, e con i ritardi e quant'altro. E poi comunque fare casting, fare musical, fare serate. Continuare anche con lo studio del canto, quindi senz'altro non è stato facile fare tutto questo, però posso dire adesso di aver fatto l'uno e l'altro, non so quale meglio, però.
Vabbè, torniamo a noi. Rai 1, torto ragione, un'altra esperienza a livello nazionale, il verdetto finale, e poi con Maurizio Catalano, Babbo Natale non viene dal nord. Insomma, lei è un'artista, una cantante, un'attrice, insomma, ormai è tutto tondo. Cerco di fare varie cose, insomma, nel mio piccolo tento sempre di crescere. L'unica cosa che proprio non so fare è il ballo, cioè sono proprio impedita, non mi mettete a ballare perché veramente non è cosa mia. Il problema del ballo, secondo me, è una questione, anche quella non l'ha mai presa in considerazione, perché avendo avuto il piacere di conoscerla sono convinto che se si mette in testa di farlo ci riesce. Ma guardi, questo sì, perché... Immaginiamoci che dobbiamo fare un musical dove lei è la prima persona, la prima attrice, e lei non riesce a ballare, non ci vorrebbe. Ah, quello no, ma esiste, cioè mi metto là, allora io credo che nella forza va. E vado dritta al punto. In effetti, in dei musical che io feci anni fa, c'erano dei piccoli passi di danza, però ecco, finché sono piccole cose, ok, però proprio danza, danza no, anche perché... Non è proprio arte mia. Allora io vedo una serie di impegni, fatelo, però c'è qualcosa che rimane nel cuore di ogni artista. Qual è la cosa che dice questa veramente è stata mia, tra le tante esperienze? Ok, questa è una domanda molto molto bella. Allora, senz'altro il musical, perché i vari musical sono stati per me comunque motivo di crescita ed è, diciamo, la forma d'arte nella quale io sono più a mio agio, perché recito, canto, anche quando non ho proprio delle battute parlate, però recito cantando e quindi riesco a dare più spazio a tutto il mio corpo di esprimersi. Però un'altra cosa che negli ultimi anni a me piace tantissimo fare, e spesso da cantante uno dice, vabbè, la cantante vuole fare la prima donna. Sì, a me piace essere ovviamente sul palco, al centro dei riflettori, però un'altra cosa che mi piace molto fare è la corista, perché quando la mia voce è al servizio di un artista, di un brano, di un'orchestra, è un qualcosa che mi riempie. Poi una esperienza molto bella in questo senso fu quando 4 anni fa venne Irene Grandi al premio che c'è ad Aversa, il premio Bianca da Ponte, e venne lei come madrina, il maestro suona anche lui in orchestra, come io sono corista, lui è appunto chitarrista in orchestra, e Irene Grandi scelse praticamente di cantare con tutta l'orchestra. Quindi noi con lei sul palco, e io in quel momento, da che quando ero piccola cantavo i suoi brani, insomma, appunto per crescita, per studio, stavo sul palco con lei a farle i cori, e quella fu una cosa molto 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 forte. E poi anche quando ho vinto praticamente un concorso e cantai al concerto della Befana, che fanno ogni anno poi su Rai 1, vinsi questo contest, insomma fu bello cantare con l'orchestra Rai di Renato Serio. Renato Serio, stiamo parlando di professionisti dell'altissimo livello, dove secondo me anche la mezza battuta non è ammissibile, perché hanno orecchie e preparazione tale che consentono veramente di raggiungere livelli ottimali. Ma c'è un maestro che le si è legata in tante esperienze vissute? Allora, un maestro a cui mi sono legata, diciamo che c'è una persona nella mia vita che è un maestro col quale io comunque collaboro, che è Alessandro Crescenzo, che è appunto il direttore del premio, e con cui suono, faccio tante cose, condivido anche la quotidianità. Maestri nel campo invece del teatro, una persona che mi ha fatto molto crescere, oltre a Maurizio Casagrande, è stato Gaetano Stella, che è stato il regista di questi musical fatti, sia Odissea che Roma Caput Mundi, ma anche di Evangelio. E devo dire che nel suo modo di guidarci mi ha sempre dato una spinta per crescere e migliorare. Allora, è inutile enunciarli tutti, tra Gino Rivieccio, tante esperienze, tante cose. Il suo futuro?
Allora, in questo periodo non è facile parlare di futuro perché siamo tutti quanti, insomma, in una condizione un pochettino di stasi. Senz'altro però c'è un progetto che è Cappuccio e Tribù. È un progetto del produttore Mimmo Cappuccio che dopo tanti anni di produzione di altri artisti ha scelto di mettersi in gioco lui come chitarrista, e quindi stiamo per incidere un disco, un album, che appunto sarà il suo album, e lui ha scelto me come vocalist. Gireremo per lo più all'estero, abbiamo anche già delle date verso Milano per dei festival jazz. Diciamo che lui ha scelto di sposare questa sonorità un po' jazzy, e che si rifà un pochettino agli anni 80, diciamo jazz con contaminazioni funk. Ha scelto me come vocalist e siamo in una formazione, un quintetto, chitarra, basso, batteria, piano e voce. E si spera, insomma, che quanto prima ci diano la conferma di queste date, perché purtroppo attualmente per via del Covid siamo un attimino tutti quanti con tanti punti interrogativi. Quindi, come sempre, speriamo tutti. Speriamo bene. Speriamo tutti. Va bene, in conclusione, al di là, dell'artista, al di là dell'architetto, al suo pubblico, quale messaggio vuole inviare? Allora, il messaggio è quello di crederci sempre. Io sono la prima che tante volte non crede di poter più fare questo, perché dico, vabbè, ormai vado in là con gli anni, ormai qua, ormai là, però poi quando canto, io quello che sento è che quando canto sto bene, cioè è come il film della Disney che è uscito da poco, Soul. Quando canto vado in bolla e a me piace andare in bolla, e spero che il mio andare in bolla e creare, insomma, questa atmosfera di pathos riesca comunque a dare anche a chi mi ascolta un minimo di emozione, perché poi tutto questo viene fatto comunque per dare qualcosa agli altri, e se noi in primis non ci emozioniamo, non è facile trasmettere, insomma, a chi Bene, è da quell'altra parte da quell'altra della parte. telecamera o del palcoscenico. Io la ringrazio per essere venuta qui a Campania Felix, ringrazio il maestro che ci ha fatto ascoltare delle note meravigliose e speriamo di averla presto nei nostri studi. Grazie mille, grazie a voi. Beži tanto, me deixa em paz. Beži tanto, me deixa em paz. E se la somme quando torna a calma, me lo deixa de ver. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela achou que a nossa estrada se mentira pra não ter demora. Sem demora. Chega, chega nas estradas. E não vale nada. Tens dinheiro pra viver com sol, sem amor e paz. Che l'inverno e cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori, perché mi fai impazzire. Mi sembra